Salve, io sono Piglio e bentornati nella Cazzocraft, la serie di Minecraft Survival con il nome più bello del web. Signori, come avete visto dalle intro, ci troviamo davanti casa perché oggi è lunedì 20 maggio, o meglio, oggi per voi che state vedendo il video, non per me che sto registrando, perché sto registrando questo episodio tipo 5 giorni prima rispetto a quando lo vedrete, però dettagli, facciamo finta che anche per me oggi sia il 20 maggio, e quindi signori, oggi è il 20 maggio. E io mi sono chiesto, cosa cavolo posso costruire nella mia serie Survival, essendo che per il momento non mi serve nulla, o meglio, mi servirebbe tipo una farm di squid maledetti bastardi infami che ogni volta quando mi serve il colorante nero è un casino. Però per farla mi serve trovare un fiume e non ci sono fiumi, cioè sono su un'isola, al massimo c'è il mare, però non c'è il bioma dove ci sono i fiumi, ok? E quindi non saprei neanche dove trovare un fiume, cioè in realtà probabilmente all'inizio della serie dei fiumi li avremo trovati, ci saremo passati sopra. Tu che cazzo ci fai lì in mare? Perché sei spawnato lì in mare? Che problemi hai? Io devo uscire un attimo da qui, ok, fammi uscire che ho sbagliato. Ma perché cazzo stai in mare? Perché sei lì? Fra, non sei Gesù Cristo? Perché sei sul cazzo di mare? Ma c'è tanta terra dove spawnare. Ma spawnami sul raccolto più che altro, cioè non lo so. Ma non mi spawnare in mare. Ma perché? Boh, vabbè. Comunque signori, stavo dicendo, potrei costruire per l'appunto la farm di squid, ma essendo che mi serve il fiume, per il momento mi attacco un po' al cazzo. Perché per l'appunto sicuramente all'inizio della serie esplorando avremo trovato qualche fiume, ma al momento non so neanche dove dirigermi. E quindi signori, se avete visto lo scorso video dove avete visto che ho fatto la pixel art a tema festa della mamma che si trova da quella parte, adesso al momento non si vede, cioè in realtà si dovrebbe vedere ma non credo di avere abbastanza chunk caricati e sinceramente non mi interessa, non me ne frega un cazzo. Però se avete visto lo scorso video avrete visto che una base del genere l'avevo già fatta appunto per fare la pixel art a tema festa della mamma. E oggi per l'appunto, essendo che non potevo fare la farm di squid, mi sono detto che cavolo posso fare. E quindi sono andato su Google, ho cercato 20 maggio festa, vediamo se c'è qualcos'altro che effettivamente posso fare. Ed è uscito che era la festa delle api. Ecco, ora io avrei potuto fare una farm di api, però ripeto, sono su un'isola fungosa e qui api non ce ne sono, quindi non saprei neanche quello come farlo. E quindi ho detto, facciamo una pixel art di una gigantesca ape. Ho cercato un po' su Google e ne ho trovata una bellissima, che quindi adesso andremo a replicare quell'interno di Minecraft. Ho già preparato ovviamente tutto, il letto per settare lo spawn, che tra l'altro lo setto subito perché mi sa che ho ancora lo spawn a casa. Ovviamente mangio anche perché ovviamente sto morendo di fame. E poi qui ho tutti i materiali, alcuni che mi erano avanzati dalla pixel art della festa a tema, scusate, festa della mamma, e altri che ho dovuto farmare, tipo questi gialli e tanti tanti di quelli neri. E quelli gialli, raga, è stato un casino perché ho dovuto trovare una foresta di, come cazzo si chiama, una foresta di fiori si chiama, mi pare. Comunque ho dovuto cercare su Chunk Base, mi pare si chiama il sito. Mi sono teletrasportato e ho spammato bombilla merda finché non ho raccolto stack e stack di colorante giallo, che porca puttana, spero mi basti, perché se non mi basta mi sparo. Comunque signori, detto ciò, io direi che lascio la dirt, cioè oddio non la lascio, metto il cannocchiale qui, la destra me la metto qui, le shears a sto giro me le sono fatte, scusate, perché ovviamente per rompere la lana mi servono. E direi che ci prendiamo tanta black wool, perché direi che iniziamo proprio dalla parte in lana nera. Questo perché teoricamente iniziando dalla parte in lana nera dovrei, penso, riuscire a fare tutto il contorno, e quindi poi mi sarà più facile riuscire a fare tutta la parte interna dell'ape. Questo perché non ho proprio la divisione esatta dei blocchi, devo andare molto ad occhio, e quindi mi risulta abbastanza difficile effettivamente riuscirlo a fare molto preciso. Però se riesco a fare il contorno, teoricamente poi la parte interna dovrebbe uscire, diciamo, automaticamente in un certo senso. Comunque devo contare un attimo dei blocchi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e poi devo iniziare a piazzare, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quindi devo piazzare da questo, e poi in fondo invece ne devo lasciare penso altrettanti. Adesso andiamo a vedere un attimo, andiamo qui in fondo. Sappiate che la pixel art è larga 44 blocchi, quindi la base questa è 44 ed è alta tipo mi sa 33 o 32, non mi ricordo, quindi anche questa pixel art è abbastanza grande. Comunque qui facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 anche qui, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E quindi tecnicamente da qui dovrei iniziare a piazzare, iniziare a fare tutta la pixel art. Perciò adesso penso vi velocizzerò tutto, perché la scorsa volta ho fatto così, ho velocizzato tutto, e vi farò vedere poi la pixel art appena l'avrò finita. Salvo che io non muoia, o che non ci siano gli stronzi con i tridenti che mi attaccano, o che non spawni qualcos'altro che cerchi di ammazzarmi,
o che io non cado e muoia come un idiota, o che finisca i blocchi, non lo so. Potrebbe essere che ci rivediamo prima che la pixel art sia finita, come è successo l'altra volta. Come potrebbe essere che invece non sarà così, ma non lo so. Io cercherò di velocizzarvi tutto e di finirla, però saremo a vedere. Comunque, signori, a prescindere da quello che succederà, ci vediamo fra poco. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. Raga, abbiamo un piccolo problema. Io mi sono dimenticato di mettere le torce sotto e quindi lì ci sono un po' di creeper. Giusto 1, 2, 3, 4, 5. 5 creeper. Ok, c'è qualcun altro? Sì, c'è uno scheletro. Ottimo. Se non sbaglio i creeper non bruciano nemmeno quando c'è il sole, giusto? Benissimo, mannaggia la puttana. Io mi dimentico che quando esco dall'isola poi spawnano i tizi. Porca troia. Vabbè, sti cazzi, continuo a fare qui. Tanto sto facendo essenzialmente le antenne adesso dell'ape, della piccola ma grande ape. E niente, vedo di non cadere, perché se cado sono un po' cazzi, mi esplode un po' tutto. E soprattutto se mi esplodono vicino alla cesta bestemmio un po' tanto. Quindi evitiamo, anzi mi metto pure un po' più dentro al bordo, così sono abbastanza sicuro di non cadere. Non farmi esplodere niente, figlio di troia. Comunque ci vediamo fra pochissimo, quando spero tutti saranno morti, saranno bruciati vivi. E soprattutto quando io spero di aver finito. A dopo. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Mannaggia la puttana, mannaggia la puttana. Ho fatto una stronzata. Mo son cazzo. Buttati giù! No, 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 no! No, 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 che mi do cazzo! No, stavo... No, 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 no. Muore una stronzata. Muore una stronzata bella e buona, porca puttana. Porco il cazzo. Oh cazzo. Sì, mo son cazzi. Mo son cazzi tantissimo. Porca troia. Non me l'aspettavo assolutamente. Son caduto come un idiota. Ma cosa ancora peggiore. Vabbè, vaffanculo il raccolto. Chi cazzo se ne frega. Non fa niente che si rompe tutto. Io mi devo sbrigare perché devo recuperare la roba. Ma soprattutto sono respawnato su quel letto e stavo per rischiare di far esplodere il letto e tutto il resto, cioè la cassa, con tutti quei creeper di merda. Questo è un grande problema, molto gran problema. Porca troia. Porco il cazzo, non va assolutamente bene. Io spero che adesso despawnino tutti. Però ho i miei dubbi. Porco il cazzo, allora innanzitutto dobbiamo andare lì sotto. Devo recuperare tutto, poi dobbiamo risalire sperando siano despawnati tutti, e poi dobbiamo continuare. Tra l'altro, sì, la forma più o meno sta uscendo. Stavo facendo le antenne, mannaggia la puttana, che sono caduto perché ho dovuto rompere un blocco per passare, convinto ci fosse l'altro blocco sotto, invece come un idiota sono caduto. Porca troia, regà, mamma mia, che palle. Ma non mi aspettavo di morire così come un idiota. Allora, innanzitutto ti prego, dimmi che sono despawnati tutti, ti prego. C'è una freccia, grazie per la freccia gratis, sei molto gentile. Sarebbe l'ideale fare ste cose in peaceful, però effettivamente poi non ha senso perché è una survival. Allora, torce le ho prese, grazie. Visto che ci siamo, sai com'è, per non saper né leggere né scrivere, metti le torce ovunque, ma tipo ovunque, dappertutto, vaffanculo. Metti torce anche più del dovuto. Non fa niente che ne servono meno della metà. Non importa, non me ne frega un cazzo. Metti torce ovunque, vai, dappertutto. Torce, vai, via. Metti torce, vai. Una torcia qui, una torcia qua, un'altra qui, un'altra mettiamo qui, un'altra qua. Qua anche se non spawnano, perché siamo vicini all'isola, quindi qua tecnicamente non dovrebbero proprio spawnare. Però non me ne frega un cazzo, metti le torce ovunque, ok. Ora che abbiamo messo le torce, ributtiamoci in mare e prendiamo tutto. O meglio, mi ributto in mare e prendo tutto. Ci sarà ancora tutta la roba? Beh, tecnicamente non sono passati 4 minuti, se non sbaglio. La roba despawna dopo 4 minuti. Non dovrebbe essere passato così tanto tempo, però non si sa mai. Allora, dammi sta roba. Tra l'altro sta tutto che sta galleggiando, sì. Non è che, non lo so, magicamente qualcosa se n'è andato a fondo. Spero di no, perché in mezzo qua alle alghe chi cazzo la trova? Anche perché non è che c'ho la night vision per poter vedere bene. Non vedo essenzialmente un cazzo.
Tra l'altro, prima di morire male, mangiamo, perché qua ovviamente come al solito abbiamo sempre fame. Peggio di Lego Fortnite, santo Dio. Dammi pure sti cose. E qua sotto non è caduto niente, vero? Ti prego, dimmi di no, ti prego. Gioco, mi dici che è caduto qualcosa? Non è caduto un cazzo, ok, perfetto. Andiamo sopra in superficie, prima di prendere danno. Tecnicamente dovrei avere tutto. Tecnicamente, ne sono sicuro assolutamente no. Però tecnicamente ci dovrebbe essere tutto. Gli attrezzi li vedo, il cannocchiale c'è, il cibo c'è, le torce ci sono, i blocchi neri ci sono, ok. Dovrei avere tutto, dovrei, spero. Ora, a parte questo stronzo che sta ancora qua, magicamente lui sopravvive a tutto e tutti e continua a stare a galla da boh, un giorno. Beato lui che sa nuotare così tanto e soprattutto è meglio di Gesù Cristo, visto che Gesù Cristo, sì, è apparso sull'acqua ma poi è andato subito a riva. Lui no, lui è proprio ostinato e deve stare in mezzo all'acqua. Io direi che comunque adesso me ne torno qui, mi sistemo tutto e per sistemare tutto in realtà mo ce lo sistemiamo insieme. Infatti vediamo se effettivamente c'ho tutto. A parte questa qua che non mi serve un cazzo, che piccone, ascia, tra l'altro queste cose nuove che me le sono fatte prima di iniziare l'episodio. Questo va qua, mettiamo sta robettina qui, questo lo mettiamo qua, questo lo leviamo, questo lo mettiamo qui, questo in realtà va qua, ok. Abbiamo tutto fortunatamente. Direi anche però di andare qui nella cesta, lasciare questa qui e prendere tutta l'altra roba, perché mi sono accorto che effettivamente, a parte non so se l'avete notato dalla parte velocizzata, ma avevo sbagliato, tipo questo qui non era da 3 ma era da 4, quindi ho dovuto allungare di là per semplificarmi le cose, ho dovuto modificare tutto da sopra. Ma soprattutto ho notato che adesso che faccio il contorno delle ali, avendo già il celeste, il blu, la lana comunque azzurra, posso fare già le ali, quindi direi che facciamo tutto adesso insieme. Faccio io adesso, me ne torno là sopra. Dov'è la mia terra? Non ho la terra. Che fine ha fatto la mia terra? Avevo una terra. Non ho più terra? Beh, l'unica cosa che ho perso è la terra. Spero. Mi dispiace un po' per la terra, però sai com'è? Effettivamente la terra mi serviva. Niente, addio terra. È sparita la terra. Boh, spero sia l'unica cosa che ho perso. Mi dispiacerebbe scoprire che ho perso altro. Al momento non mi ricordo se avevo altro. E vabbè, sti cazzi. Io direi che ci facciamo il pillarone, saliamo sopra e continuo. Ci vediamo quando spero di aver finito senza che io cada altre 1000 volte. Spero.
alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Signori, abbiamo un grande, grande problema. Io sono praticamente ormai due ore, quasi un'ora e 42 per l'esattezza, che sto registrando. Si è messo anche a piovere, perfetto. E ho finito il nero, o meglio la lana nera e la lana gialla. Cioè la lana gialla mi è rimasto questo, però ancora non ho finito. Sì, ovviamente qui ci vanno tipo gli occhietti, la bocca, sì, quindi recupero qualche pezzo di lana gialla. Ma devo fare anche la striscia lì, quindi mi serve sia il nero per completare lì, mi serve anche la lana gialla per completare là. E quindi mi sa che interrompo adesso la registrazione e poi riprendo domani, perché mi sta scoppiando la testa essenzialmente, perché veramente sto da troppo tempo a fare sta cazza rola di pixel art, che comunque sta uscendo bene. Certo, ci sono stati un po' di errori, infatti come avete visto ho alzato di uno. State zitti! Che c'hai tu? Sei quello che stava in mare. Porca puttana, ma manco c'è roba interessante. Quanto cazzo parlate? Santo Dio, dov'è la spada? Vaffanculo. Ah, avete rotto il cazzo. Via, via, via. Non me ne frega nulla. Madonna, però il cazzo di lama è tornato in alto, cioè mi era caduto giù. Ma cazzo, ma non c'era bisogno. Ma è magico. Ma c'è l'altro lì sotto. Ma quanti ne sporano, porca puttana. Ma c'è un altro che sta ancora lì in acqua. Ma è stupido. Minchia, che palle. Guardalo, proprio fiero. Lì c'è della lana nera. Ma tanto non credo mi basterà. Comunque signori, per l'appunto ho fatto qualche modifica, perché ovviamente come avete visto qua è un blocco più in alto, perché avevo sbagliato. Purtroppo avevo fatto un blocco troppo in alto lì, ho dovuto modificare. Avevo sbagliato anche un'altra parte, forse non ve l'ho registrata quella parte, ho fatto un taglio, ho modificato, mi sa che era lì sulle alette. Fra l'altro alette che avevo finito il colorante blu, poi l'ho fatto e l'ho completato. E per il resto signori, direi che io adesso mi fermo un attimo e poi riprendo domani con la registrazione, così nel frattempo magari domani mattina, se ho tempo, mi farmo i materiali. Domani pomeriggio continuo la registrazione e ci vediamo magari direttamente da petta finita, oppure ci vediamo quando devo continuare la petta. Non lo so, può essere che vi faccio vedere direttamente la petta finita. Sì, probabilmente vi farò vedere la petta finita, perché se no devo registrare un'altra ora probabilmente. Quindi sì, vi faccio vedere direttamente la petta finita. Quindi per me passerà un giorno, per voi ci vediamo fra pochissimo. A dopo. Ok signori, giorno 2 della mega costruzione pixelosa, pixelartosa, pixel art. Tosa, sì, è così che l'avevo definita nello scorso episodio, quella della festa della mamma. Lo stesso sarà con questa. E come vedete ci troviamo in casa, perché a parte il fatto che io sto ovviamente come al solito morendo di fame, quindi adesso mangerò un bellissimo panino, ma volevo farvi vedere che la pixel art l'ho completata e volevo farvela vedere innanzitutto da dentro casa. Infatti se noi andiamo qui vicino alla finestra, come vedete ce l'abbiamo proprio davanti casa, e l'ho fatta apposta qui perché mi piaceva l'idea di vederla da dentro casa. Guarda che bellina, guarda. Però adesso andiamo più vicino, usciamo da qui, usciamo fuori e andiamo a vedere da un po' più vicino, perché veramente molto molto bella, è venuta veramente molto molto carina. Alla fine ho deciso di farvela vedere già finita, perché sinceramente preferisco registrare questa piccola parte e aggiungerla alla parte iniziale del video, che in realtà ho già quasi finito di editare, quindi mi viene più semplice, in modo tale che non devo anche andare a velocizzare quella parte aggiungendola. È un po' più semplice facendo così, quindi sti cazzi. Non avete visto l'ultima parte di costruzione, ma tanto alla fine avete visto quasi tutto, perciò che cazzo ve ne frega.
cambia poco e niente. E ci ho messo un bel po', ci ho messo circa 3 ore a farmarmi le ultime cose che mi servivano. Considerate poi un'altra mezz'ora per riempire tutto lì e togliere il ponte e levare tutte le robe che c'erano qui. Ma alla fine sono veramente soddisfatto del risultato finale, perché è veramente molto molto bella. È proprio una piccola petta kawaii. Cioè, piccola si fa per dire, perché sono sempre tipo 44 blocchi per 36, mi pare. Sono comunque tantini, quindi sì, piccola un paio di palle, però è veramente molto molto bella. Cioè, ma che carina, con quella faccia di merda. Fra l'altro avevo perso lo spyglass, avevo perso il cannocchiale, penso quando sono morto e sono caduto giù, oltre all'altra roba che avevo perso che non ricordo cosa fosse, forse qualche blocco di lana nera, credo, non mi ricordo. Avevo perso anche il cannocchiale, almeno credo di averlo perso. Può essere pure che l'ho lasciato in qualche cesta a casa quando prima ho svuotato tutto, non lo so. Comunque ho rifatto lo spyglass, quindi abbiamo un cannocchiale nuovo, che non cambia un cazzo perché non si consuma, però niente, abbiamo un cannocchiale nuovo, ci tenevo a dirvelo, così, giusto per conoscenza. Comunque signori, davvero, cioè, con questa pizza, proprio con questa faccia di cazzo, io direi che sono veramente, veramente soddisfatto. E perciò direi che adesso ci possiamo salutare, perché sennò questo video, un po' come quello della festa della mamma, durerà 45 minuti. No, in realtà quello ne è durato tipo 30, mi sa, 25, non mi ricordo. Però sono comunque tantini. Quindi, signori, io sono soddisfatto del risultato finale. Spero sia piaciuto anche a voi. Se volete rifarlo, copiatelo, paro paro. Mettetemi così, fatevi uno screen. Porca puttana, magari non così, però fate uno screen proprio in questo momento e lo copiate paro paro. Non avete bisogno di immagine o altro, cioè abbastanza facile, perciò se lo volete rifare lo potete copiare. Per il resto, signori, ripeto, spero vi sia piaciuto. Io mi trovo un posto in cui salutarci, magari vado a dormire visto che si è fatta anche notte, così almeno ci salutiamo e facciamo l'outro di mattina. E niente, ci vediamo fra pochissimo per l'outro. Ok signori, l'outro ho deciso di farla da sopra questo bellissimo funghetto gigante, così almeno facciamo funghetto gigante e come base per l'outro, con sullo sfondo la petta gigante per la giornata mondiale delle api. Quindi signori, io spero che questo, fra parentesi, speciale giornata mondiale delle api, ma che in realtà è un speciale, non sapevo che cazzo fare, quindi mi sono inventato la prima cosa in base a quello che ho trovato su Google. Spero vi sia piaciuto, nel caso vi invito a mettere like, se invece non vi è piaciuto mettete dislike, ma commentate dicendomi cosa non vi è piaciuto in modo tale che possa migliorarmi. Se vi sono simpatico iscrivetevi, magari attivate la campanella, che a me come al solito non dispiace mai, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!